aiuto! Ehi ragazzi! Guardate qui! Pesce fresco gratis. Forza Pluto! Andiamo via! And I'll go along with any happy song that tells me that the world's all right. Wow! Papà, devo ammetterlo, sei stato proprio unico in quell'occasione. Beh, grazie, Max. È tutta questione di tempismo. O era forse una questione di polso? No, io di tempismo decisamente. Sei sempre stato un tempista, Pippo. La tua è la quintessenza del comico. Grazie, Paperina. Tuo padre è un clown strepitoso, Max. Per questo è diventato una star e ti fa sembrare tutto così facile. Come nel mio cartone preferito, quando partecipò per la prima e unica volta alle Olimpiadi. Che campione, ragazzi! Io? Pensa, figliolo, un giorno anche tu saprai fare tutto questo. Oh. 2716 anni fa, alle pendici del bellissimo Monte Olimpo, nell'antica Grecia, nacque un'istituzione conosciuta come Giochi Olimpici. Emblema di questi gloriosi festival atletici è il tedoforo, che attraverso gli anni ha portato la preziosa fiaccola in tutti gli angoli della terra. Roma, Egitto, India, Cina, attraverso foreste, vallate e ripidi sentieri, oltre le montagne e il mare, fino ad oggi. Il severo rituale olimpico esige in primis che la fiamma non si spenga mai e deve essere tenuta accesa ad ogni costo. La fiamma viva è il simbolo della vitalità dei giochi. Finché essa splenderà, lealtà e sportività regneranno sui giochi olimpici e sarà essa a infondere coraggio negli atleti, i quali sempre tenderanno lo sguardo alla luminosa fiamma, simbolo della loro dedizione al gioco leale. E guai a chi non preserverà a costo di ogni sacrificio la fiaccola accesa nel corso dei secoli. L'intero genere umano guarda alla sempiterna fiamma olimpica. La disciplina più semplice è la corsa, e quindi come prima cosa analizziamone le fondamentali specialità. I 100 metri. Notate la potente azione delle gambe che, come stantuffi, divorano il terreno con uno stile così diverso dal mezzo fondo. Ed ecco il maratoneta, l'atleta che con una volontà di ferro ed una resistenza senza limiti copre distanze inimmaginabili. Ed ultima, ma non ultima, la marcia, che esprime il massimo della grazia con una perfetta coordinazione di tutti i muscoli del corpo, con un movimento in tutto e per tutto simile alla danza. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ehi, ferma, hai rotto il passo. Ecco, appunto, il passo. Prima regola della spettacolare corsa ad ostacoli. Pronti? Al posto? Via! Niente è comparabile alla grazia dell'ostacolista in azione, vera e propria eleganza in movimento. Il salto con l'asta. Dopo una breve rincorsa, l'asta si pianta nella buca e l'atleta... Alt! Fermiamoci un attimo all'apice della verticale. Notate la posizione delle gambe che si chiudono. Osservate il movimento del fianco e la flessione delle ginocchia. Le gambe si portano in posizione per saltare la sbarra. Saltare la... Oh, strano. Mi torna alla mente una poesia intitolata appunto Saltare la sbarra. E volge il giorno al tramonto, e il sole arrossa la forra, e so de lontano il lamento del capro che salta la sbarra. Non è bella? A me piace. Vai, salta! Dopo il salto il corpo si inarca in una studiata posizione e poi plana oltre la sbarra andando a depositarsi sulla sabbia sottostante.
Il lancio del martello richiede, più di ogni altra disciplina, un terrificante sviluppo della massa muscolare. Più altezza, più peso, maggiori facoltà mentali. Il martello va lanciato dopo un terribile slancio preso ruotando su se stessi. Ultimo, ma primo per completezza, il decathlon, un insieme di 10 discipline per mettere alla prova resistenza e coraggio dell'atleta. Trofei al vincitore.